Buonasera e bentrovato ai nostri amici telespettatori. Di nuovo giovedì, un nuovo appuntamento con la informazione, con la cultura di Oltre la Storia e di TV City. Questa sera un nuovo affascinante mistero, un nuovo intrigante argomento. Questa sera parleremo di Templari e di un'altra storia da raccontare. Ma restate con noi, con pazienza, ne parleremo subito dopo la sigla. Laurea in giurisprudenza e in psicologia, è stato regista, fotografo e consulente culturale per la RAI. Ha realizzato un video documentario sui Templari e ha realizzato anche un libro sull'argomento. È stato oltretutto consulente del gruppo Stargate ed attualmente effettua conferenze nella regione Toscana. Stiamo parlando di Mauro Laporta, che io qui saluto questa sera. Buonasera Mauro e bentrovato da Torre del Greco e dagli studi di TVC. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a Eccoci te qua. di aver accettato il nostro invito. Saluto il mio co-navigator. Buonasera Edoardo e bentrovato anche a te per questa nuova interessantissima puntata. Buonasera Edoardo. Sì, ciao Salvatore, buonasera anche al nostro ospite e chiaramente a tutti gli amici di TV City che ci stanno seguendo. Allora, Edoardo, entriamo subito nel vivo del nostro argomento con un personaggio che è di rilievo e di spicco, un personaggio che dagli studi televisivi della RAI giunge anche nei nostri studi redazionali per parlare di un argomento che è sempre sulla cresta dell'onda, di un argomento che intriga sempre da qualunque prospettiva o da qualunque angolazione non andiamo ad affrontare. Parleremo di Templari, quindi a te, Edoardo, il compito di presentare il nostro ospite anche alla luce della pubblicazione che ha curato. Esattamente, è la prima volta che affrontiamo direttamente il tema dei Templari. Qualche volta ci siamo andati vicino raccontando la storia di Gesù e quindi un po' tutta la tradizione dei primi secoli. Invece oggi volevamo proprio affrontare il tema dei Templari e quindi della storia e di quello che va oltre la storia che noi conosciamo dei Templari. Lo facciamo con Mauro che ha scritto un libro, ha fatto un documentario sulla RAI, quindi poi nel link in descrizione metteremo anche il suo video di YouTube dove ha pubblicato questo video che è stato visto qualche volta e poi dopo è stato abbandonato. Quindi volevo subito fare una chiacchierata con Mauro. Ciao Mauro, innanzitutto nuovamente buonasera. Di Allora, nuovo, questo buonasera. libro dei Templari, sì, questo libro dei Templari. Allora, cosa volevi raccontare in particolare? Perché il libro lo ha intitolato L'altra storia rispetto a quella che conosciamo? Certo. Allora, specifico che l'altra storia all'epoca si parla di 25 anni fa. All'epoca io iniziai un ciclo di conferenze. E mentre facevo queste partecipazioni per la RAI e decisi di intitolare questo mio ciclo di conferenze che ha un numero sostanzioso di argomenti, L'altra storia, proprio perché è un titolo completo e che dà l'idea di quello che mi sono proposto di fare, cioè di analizzare una serie di argomenti più o meno noti da un punto di vista però un po' più particolare e più esoterico, non so come definirlo, più approfondito e sicuramente non censurato rispetto a quello ufficiale, praticamente quello che fate voi con la vostra trasmissione. Quindi ci incontriamo. Quindi ecco, il discorso è questo. Quindi l'altra storia è scritto sul libro proprio perché anche il testo fa parte,
è praticamente la sceneggiatura del documentario che andò in onda con il mio omonimo Gabriele Laporta, che all'epoca, oggi purtroppo non è più con noi, che all'epoca era direttore della RAI, e mi propose di fare questo. Ci conoscevamo e sapeva del mio interesse per questo argomento dei Templari, e lui ci teneva tanto. Proprio era malato gravemente, ma mi disse: io prima di andarmene da questa dimensione ho questo sogno di fare questo documentario, e quindi me lo fai tu, insomma. E per me, insomma, ero anche Sì. un bel po' più giovane, fu una grande occasione. Allora facciamo così un discorso partendo dalle origini. Innanzitutto, chi erano i Templari? Perché è nata poi l'esigenza nella storia di Esatto. fondare questa associazione, questa setta, questo gruppo di Allora, guerrieri? certo, io ti volevo anche leggere due o tre righe dell'introduzione del libro, perché proprio spiega quello che mi avete chiesto adesso. La mancanza di documenti storici rende quasi impossibile una fedele ricostruzione delle vicende dei Templari. Tuttavia, troppe inesattezze, a mio parere, vengono proposte nei testi in circolazione. Quindi, innanzitutto è chiaro che io stasera non mi voglio dilungare sulle date, sulle cronologie storiche, eccetera, perché tanto quelle si trovano. Quindi, se siete d'accordo, io vorrei puntare un po' di più sull'altra storia, insomma. Quindi di analizzare delle particolarità di questa storia che non sono state dette. Premetto, scusate, una cosa che io ho dimenticato di dirvi. Che io sono anche specializzato in psicologia criminale e infatti vengo chiamato il tenente Colombo della storia, proprio perché mi chiamano così, proprio perché io in un certo qual modo cerco di utilizzare la stessa metodologia che viene utilizzata nell'analizzare, non so, un caso di omicidio, un caso noi abbiamo studiato molto i serial killer, questi personaggi così, anche nella storia, cioè di trovare tutto ciò che non torna. Quindi, che cosa succede? Quindi le cose in questo particolare argomento dei Templari, e non solo in questo, non tornano. Perché? Perché noi abbiamo quasi all'improvviso questa decisione da parte del Vaticano di organizzare queste crociate in Terra Santa ufficialmente per liberare il Santo Sepolcro da milizie turche, quindi islamiche potremmo dire, arabe, che avevano, secondo la cristianità ufficiale, abusato, occupato questo il territorio di Gerusalemme, del Tempio di Gerusalemme. Allora reclutano un numero spaventoso per l'epoca, ma anche oggi sarebbe spaventoso, si parla di mezzo milione, 1 milione di crociati. Attenzione, qui c'è un elemento fondamentale, la differenza fra crociati e templari. Sono due cose molto diverse. Allora, io vi ho mandato anche due immagini, se possiamo mandarle, che sarebbero la 2 e la 3, il templare a cavallo e il crociato, perché volevo proprio farvele vedere. Ecco, no, quell'altra, quella dove c'è a cavallo, c'è un monaco a cavallo e poi c'è un cavaliere crociato con la croce rossa. È la numero 2, la numero... E bravi, questo qui. Allora, vedete a sinistra, ora ovviamente da prendere coi guanti, è una stilizzazione. Comunque, questo è un classico frate a cavallo, e forse è più preciso indicarli come frati, non come monaci, perché i monaci avevano la particolarità di chiudersi nei conventi, di vivere in una sorta di clausura. Invece i frati erano aperti anche alla vita sociale, quindi forse non è proprio corretto dire monaci. Comunque vedete, l'abbigliamento è molto semplice, molto scarno, alla San Francesco, per capirci,
c'è uno spadino, c'è un qualche cosa, ma non sono dei guerrieri, non hanno la testa protetta, eccetera. Mentre sulla destra vediamo una raffigurazione di come era invece un cavaliere crociato. Quindi alla crociata, prima ne fecero una, la cosiddetta crociata dei pezzenti, che fu una sorta di prova. Poi nel 1099 ci fu la presa del Tempio di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione, accompagnato da queste centinaia di migliaia di questi soggetti, di quelli che abbiamo visto sulla destra. Quelli erano armati fino ai denti, avevano una protezione per la testa, delle coperture, avete visto, come delle maglie. Infatti si dice che pesassero diverse decine di chili. E questi, ecco, bravissimi, questa è l'assalto, per dire, a Gerusalemme era qualcosa del genere. Dicono le storie locali che addirittura dopo l'assalto si camminava in un lago di sangue. Quindi fu proprio una strage totale. A questo punto i templari ancora non esistono, questi sono i cavalieri crociati. Quando poi andiamo avanti nella storia, improvvisamente, sappiamo poi da alcune fonti storiche che il Papa, con i soldi anche del Regno di Francia, decise di sovvenzionare una post-crociata, che non era una crociata, è un'azione di cui la storia ufficiale non ha mai dato una vera motivazione, o ne ha data una un po' che non ci convince, che poi vi dirò, che è, no, anzi ve la dico subito, che è quella di proteggere le strade di quei luoghi dopo l'invasione. Il problema, che non torna, ma non c'è bisogno di essere psicologi criminali, lo capisce anche un bambino, è che questi templari inizialmente erano 8 più 1, quindi erano 9, e capite che 9 persone, per di più vestite come dei fraticelli, ci sembra un po' strano che abbiano potuto anche solo teoricamente adempiere a questa missione che ci racconta la storia ufficiale. Tanto è vero che arrivati. Mauro, Mauro, Dimmi. Dimmi. perdonami, scusami se ti interrompo. Su questo numero 9, che apparentemente sembrerebbe essere incongruente rispetto alla narrazione che tu stai facendo, non può essere che il 9 abbia e assuma anche una valenza simbolica, considerato l'argomento e considerato poi il significato esoterico, ma il significato anche biblico del numero 9. Non può Sì, essere un sicuramente. racconto per simbologie. Sì, non possiamo darne una risposta scientifica al 100%, però sicuramente è un'ipotesi plausibile. Ricordiamo che il 9 è un numero importantissimo nell'esoterismo, nei tarocchi, per esempio, è l'eremita, e quindi appunto anche lì una persona di frate molto simile ai templari, e e poi sicuramente ha un valore magico il numero 9, perché è 3 per 3 per 3, quindi è 3 elevato a potenza, e quindi sarebbe il simbolo divino, perché è il 3 il numero della perfezione, quindi la perfezione moltiplicata per se stessa e poi rimoltiplicata per se stessa, quindi è plausibile anche questo. Ora, vabbè, sicuramente potrebbe anche essere stato questo. Fatto sta che queste 9 persone non solo ovviamente non fecero la guardia al Tempio di Gerusalemme appena conquistato, ma chiesero al re Baldovino, che nel frattempo era diventato re ufficiale di Gerusalemme, erano stati cacciati i turchi, e se potete mettere la numero 6, Baldovino, e ecco, esatto, questa figura è molto interessante perché ci fa vedere proprio l'arrivo. Vedete i templari come sono vestiti? Non sono vestiti come i crociati, è corretta questa figura. E quando si presentano con un papiro di presentazione firmato dal Papa, il re Baldovino
ovviamente li invita questi nove personaggi a dormire nelle sale degli ospiti. Ma loro dicono, ve la faccio molto succinta, loro dicono no, no, noi non vogliamo dormire lì, noi vogliamo dormire in un'altra parte del tempio che in poche parole erano le stalle, dove c'erano i cavalli e quindi dove c'era anche il letame dei cavalli, insomma non era il massimo, no? Come se io vado in un albergo e dico non voglio la stanza, voglio dormire nei gabinetti. Insomma, era un qualcosa che il re Baldovino ci rimase un po' esterrefatto. E la storia tace su questo, la storia ufficiale, e fatto sta che loro cominciarono a scavare, a scavare, a scavare, e davano anche delle monete di compenso addirittura lì a delle persone del luogo per farsi aiutare. E questi scavi durarono anni, 7-8 anni, finché un bel giorno successe che praticamente. Pronto? Pronto? Sì, no, ti Paolo, mi sentiamo, ti sento. Ah, sentiamo. ok. Mi danno sempre. Successe praticamente che come dire, tutto d'un botto smisero di scavare e se ne tornarono in Europa. Allora, riprendendo anche qui con molta semplicità, nove persone, queste nove persone poi, pur essendo vestite da poveri, non erano delle persone povere, anzi, erano italiani e francesi sostanzialmente, queste nove persone, nobili, ricchissimi. Insomma, viene fuori, diciamola, che queste persone avevano una missione. Erano, oggi diremmo, dei servizi segreti, erano lì in missione, altro che guardare le strade dei pellegrini. E quindi, perché uno scava? Perché cerca qualcosa. Perché un animale scava, no? Perché cerca le radici, cerca da mangiare. Quindi, perché questi signori hanno scavato 7-8 anni dentro quella parte infima del tempio, eccetera, perché sapevano che da quelle parti era stato seppellito un qualcosa. Questo qualcosa ovviamente era lo scopo della loro missione. Quando loro a un certo punto se ne vanno, chiaramente consideriamo dal 1118 quando arrivarono, siamo già oltre rispetto alla prima crociata. Non si sa nulla ufficialmente della storia, questa cosa è proprio tenuta nascosta, però la sappiamo, cioè ci sono delle fonti, se no poi arrivano quelli, ma le fonti, ci sono scarse, ma ci sono, che loro tornarono dal Papa e ripeto che aveva aiutato economicamente anche i regnanti di Francia. Loro vengono, viene fatta una, viene, come dire, vengono istituite, no? Nel 1128 al Concilio di Troyes viene fatta una costituzione proprio dei Cavalieri Templari e poi nel 1139, il 29 marzo, ci fu proprio una bolla di Innocenzo II che li definì la sua forza, la sua milizia. C'era di mezzo anche Perdonami, San Bernardo. Mauro, Sì. scusami, abbiamo domande dai nostri amici Di già? Ah. telespettatori, quindi comincio a Bene. mandarti qualche domanda, qualche riflessione, così la condividiamo. Ci scrive Sì. Kia Madara, buonasera, o Kia, buonasera. Volevo sapere perché i Templari, se erano così potenti, sono stati fatti fuori così facilmente. Te ne do anche un'altra. Ci scrive Matteo Colombo, buonasera Matteo, erano ricchi, non potenti e non è la stessa cosa, io credo. Prego Mauro, cosa rispondiamo? Allora, sì, Ricchi, potenti, cosa significa? se mi date ancora un minuto, finivo la storia e nel finale della storia c'è la risposta a tutte e due queste domande. Allora, Allora, prego. praticamente, allora la faccio breve, poi diamo spazio alle domande, però vorrei arrivare alla fine.
E dunque, praticamente, cosa succede? Effettivamente i templari, che non sono più quei nove, ormai sono diventate centinaia, migliaia, è venuta fuori una vera e propria organizzazione, è vero, ricchissima. Addirittura furono i fondatori delle odierne banche, perché cominciarono a prestare del denaro, dell'oro, eccetera. E quindi diventarono potentissimi, erano la milizia del Papa, mai detto poco, quindi erano potentissimi. La domanda è: perché all'improvviso ci fu una famosa notte maledetta in cui vennero tutti arrestati e sterminati? Questo è il problema, e quindi sto già rispondendo alla prima delle due domande. Perché il famoso 1307, 13, venerdì 13 ottobre, da cui questa data è diventata infame, è diventata malaugurante, no? Questo venerdì 13, ci hanno fatto anche i film dell'orrore, no? Venerdì 13 e anche il venerdì di Cristo, insomma. E quindi cosa successe in questo venerdì notte? Successe che a un certo punto, chiaramente erano passati diverse decine di anni, il re di Francia e il Papa non erano più gli stessi, ma i poteri erano sempre gli stessi. Il paradosso è che questa azione di vergognosa, di oggi diremmo un blitz poliziesco, fu effettuata neanche a farla apposta proprio dalle due istituzioni che molti anni prima avevano eletto i Templari, cioè da un papa e da un re di Francia. Quindi ovviamente diversi perché erano passati 100 e più anni, ma è questo il mistero. Come mai tu istituisci una milizia, la fai tua, li fai diventare ricchi, li fai diventare i più potenti d'Europa e poi a un certo punto all'improvviso in una notte, pum, pensate che avevano le liste di tutti questi cavalieri templari per tutta la Francia, il re Filippo il Bello li fece arrestare tutti, poi vennero torturati e uccisi, vennero perquisite le loro abitazioni, eccetera. Qualcuno riuscì a scappare, ma fu un qualche cosa di così improvviso che molti effettivamente furono presi. Successivamente l'ordine fu sciolto. E ora poi daremo una risposta plausibile al perché è successo questo. Il grande maestro, Jacques de Molay, col vice maestro, vennero per il momento incarcerati. E quindi siamo al 1307. Bravissimi, questo qua, questo signore qua. Tra parentesi, ricorreva tra l'altro ieri e oggi i 710 anni del rogo. Quindi è una data importante. Forse il destino ci ha fatto fare questa trasmissione senza volere proprio il giorno dell'anniversario di 700. Ricordatevi questa cifra, 710 anni dal rogo di questo signore. Perché questo signore, cosa successe? A un certo punto, secondo alcuni nel 1313, secondo altri documenti nel 1314, ma poco cambia, anno più, anno meno, nell'equinozio di Pasqua, quindi in questi giorni, scusate, di marzo volevo dire, e quindi tra il 20, 21, c'è chi dice il 18, il 23, vollero fare un patto con questo signore che quindi da 6-7 anni era recluso, possiamo immaginare in quali orribili condizioni, nei carceri del re Filippo il Bello. Questo personaggio, che era stato volutamente tenuto in vita, vecchio e malandato, in poche parole gli fecero questa proposta. Gli dissero: senti, o tu marcisci qua dentro, ti facciamo morire qua dentro, però, oppure c'è un'alternativa. Dato all'epoca ovviamente non c'erano i mass media, non c'era YouTube, non c'era la televisione, non c'era il telegiornale. L'unico modo di poter dialogare col popolo, col pubblico, era allestire un palco nella piazza di Parigi e fare tutta una bella scena teatrale. E questo loro volevano fare e fecero. Quindi allestirono questo palco in Parigi e chiamarono e si misero d'accordo con Jacques de Molay che lui sarebbe salito su questo palco incatenato o comunque legato e vestito da prigioniero, e
e si sarebbe poi inginocchiato e avrebbe dovuto dire sì, il re di Francia, per l'occasione anche il Papa era venuto su un baldacchino dall'altra parte, e lui avrebbe detto sì, questi due signori hanno fatto bene a sterminarci e a togliere questa milizia che nel frattempo era caduta nel peccato. Infatti, poi lo potete vedere nel video mio della RAI, dove è spiegato più ampiamente, le accuse, ovviamente in gran parte false, che avevano inventato per giustificare questa distruzione della milizia, erano che si erano dati alla sodomia e erano quindi eretici, adoravano una sorta di demonio chiamato il Baphomet. E quindi avevano tradito la religione cristiana che era la base stessa. Bravissimi, questo è infatti un altro bel disegno che più o meno rappresenta la cosa. Perché? Cosa successe però? Che lì per lì Jacques de Molay e il vice dissero sì, va bene, accettiamo. Ma una volta che tutto il popolo, pensate alla scena, venne radunato in tutta la piazza di Parigi, eccetera, eccetera, il gran maestro Jacques de Molay, invece di dire quello che doveva dire, con cui aveva fatto il patto con il re, cominciò invece ad offendere sia il baldacchino a destra che il baldacchino a sinistra, dove c'erano il re di Francia e il Papa, e dicendo esattamente il contrario di quello che lui avrebbe dovuto dire. Ho qui il testo proprio specifico. Jacques de Molay a Parigi ebbe il tempo di lanciare le famose quattro maledizioni, di cui i libri di storia di solito ne riportano due o tre, la quarta la tacciono, e anche a noi alla RAI è stato tagliato il pezzo dove c'era questa parte. Ma stasera lo posso dire, no? Mauro, si possono sapere le quattro maledizioni quali sono Sì, state? le sto leggendo, dico, le posso dire anche la quarta censurata. Dunque, allora, la prima, ovviamente tutto successe in pochi secondi. Quando capirono questo, il Papa e il Re dettero ordine alla loro polizia di arrestarlo e di farlo tacere, e applicarono immediatamente il rogo in piazza, o comunque sull'isola della Senna lì vicino, perché era anche relapso. Relapso significava altra pena che prevedeva la morte immediata sul rogo, cioè di quando una persona ritratta una propria dichiarazione data precedentemente. Allora, in pochi secondi lui fece queste quattro maledizioni. La prima fu rivolta al Papa, a Papa Clemente V, e gli disse: tu, Clemente V, sciagurato, morirai entro 40 giorni e rifaremo questo processo davanti a Dio, e Dio deciderà chi è il male e chi è il bene. La seconda, e la tua istituzione, cioè il Vaticano, e questa è la quarta, aspetta, andiamo per ordine. La seconda si rivolse verso il re Filippo IV di Francia, detto il Bello, e disse: tu invece morirai entro la fine di quest'anno. La terza maledizione, rivolgendosi verso la monarchia francese, fu: e la casa reale della Francia cadrà definitivamente, i regnanti, entro la tredicesima generazione da te, Filippo IV. Poi, attraverso vari conti, veniva circa il 1800. E sappiamo della rivoluzione, però poi le analizziamo una per una. Allora, la prima, tu morirai entro 40 giorni, detta Papa Clemente V, si avverò, perché il Papa effettivamente morì dopo un mese. La seconda, quella di Re Filippo di Francia, che gli disse tu morirai entro la fine di quest'anno, si avverò anch'essa, perché il Papa and il re, andando a caccia mesi dopo, fu sbranato da alcuni cinghiali. E quindi si avverò anche la seconda. La terza si avverò perché sappiamo che nel 1789, con la rivoluzione francese, praticamente si cominciò il processo di distruzione della monarchia,
e il passaggio lento ma comunque inesorabile verso la Repubblica Francese. E andiamo alla famosa quarta. La famosa quarta si rivolse di nuovo al Papa e disse: il vostro papato, che ovviamente lui non riconosceva, non perché non era cristiano, ma anzi perché diceva il vostro papato è eretico, non noi, perché voi avete traviato la parola di Cristo. E quindi gli disse: il papato, non lo dico io, per carità, lo disse Jacques de Molay, il papato terminerà e comincerà a morire entro 700 anni da oggi, dalla mia morte sul rogo. Ora, dato che era più o meno il 20 marzo del 1313 o 14, praticamente sono esattamente 710 anni. Quindi 700 anni dalla sua morte sarebbe il 13, il 2020, cioè scusate, il 2000, sì, è 13, nei quali è venuto al soglio pontificio Papa Francesco. E adesso sono passati altri 10 anni. E questo si intreccia con Mauro, la Mauro. famosa profezia di Malachia. Scusa, dimmi. E no, io questo volevo dire, che viene a completamento questa maledizione sia della profezia di Malachia, sia della Assolutamente. profezia anche di Nostradamus, secondo il quale noi con l'attuale pontefice saremmo giunti addirittura all'ultimo, perché il cosiddetto Papa Nero potrebbe essere molto probabilmente, se si va a considerare quello che è l'abito dei gesuiti, e siccome il gesuita e i gesuiti, il capo dei gesuiti da sempre è considerato il Papa Nero, il secondo Papa che da sempre convive nella tradizione cristiano-cattolica rispetto a quello che è l'ordinamento della Chiesa, quindi noi con Francesco saremmo veramente alla fine, prima del cosiddetto Petrus Romanus, che dovrebbe essere Bravo. quello immediatamente prima della Sì, conclusione, esatto. giusto? Che Malachia specifica che non sarà neanche un vero e proprio papa, sarà una specie di reggente. E quindi io non voglio augurare niente a nessuno, però ho riferito quello che dice, insomma, questi documenti di Jacques de Molay. E sicuramente, probabilmente qualcuno farà gli scongiuri, perché 3 su 4, insomma. La quarta maledizione vorrebbe avverarsi. D'altra parte, i tempi potrebbero anche esserci, soprattutto per un cambiamento, perché tutti ci rendiamo conto che la Chiesa oggi non è più attuale ai tempi. Quindi, comunque, ci potrebbe essere forse non una distruzione completa, ma sicuramente un reset, per usare un termine moderno. E io personalmente ho una mia idea. Io penso che verranno fuori degli scritti che sono stati tenuti nascosti in tutti questi anni e verranno fuori alcune faccende, per cui addirittura verrà fuori che il Papa dovrà essere donna. Primo. E non so se avete presente, se volete ve lo spiego, non so se c'è tempo, insomma. No, volevo solo chiederti una cosa, perché insomma il mondo dei Templari viene spesso anche associato alla ricerca continua del Santo Graal, che è il famoso calice mai trovato, ma forse mai esistito, non si sa. Insomma, ecco, su questo aspetto tu hai scritto qualcosa del libro, quindi il Santo Graal era effettivamente la coppa, o come diceva qualcuno, era il sangue reale, cioè il figlio di Gesù e quindi tutta la stirpe merovingia. Ecco, qual è il tuo Allora, su punto di vista? questo ci sono fondamentalmente tre testi. Uno è il Parseval di Chrétien de Troyes, poi c'è ce l'ho anche, il Wolfgang von Essen, che è il Parsifal, invece quello ufficiale del 1216-1220 circa, e dove c'è una teoria, ora ve la spiego. E poi molto più recentemente, se lo trovo, sì, eccolo qui, ve l'avevo preparato, c'è quest'altro testo che è molto interessante, che è più recente, di qualche decennio fa, di Bygent e Lincoln, che è il Santo Graal. Tutti e tre questi testi non danno una vera e propria spiegazione precisa. Diciamo che
il Parsifal, questo qui, dice che il Graal è una coppa, scusate, è una pietra, e questa pietra si chiama Lapsi Texillis. Anche qui ci sarebbe da fare una conferenza solo su questo. E l'altro testo, invece, quello più moderno, dice che effettivamente potrebbe anche esserci, magari metaforicamente, una sorta di allegoria alla continuazione del sangue reale, cioè Santo Graal potrebbe essere sangue reale, cioè il sangue reale. Ora, noi sappiamo chiaramente, non possiamo dirlo con assoluta certezza, ma sicuramente c'è un elemento molto forte che è il Vangelo di San Giovanni. Sapete che i Vangeli nostri, riconosciuti dalla Chiesa, sono quattro. Tre sono sinottici, cioè vuol dire che synoptici dal greco, vuol dire che guardano uguale, che guardano insieme, cioè che raccontano la stessa cosa. Invece il Vangelo di San Giovanni fu deciso dopo. Ecco, bravo, tieni anche questa, che poi voglio dire una cosa anche su Leonardo. La cosa molto importante, Leonardo, per fare questo cenacolo si basa appunto sul Vangelo di San Giovanni. Perché? Perché è il Vangelo delle massonerie, è il Vangelo dei Templari, è il Vangelo esoterico. Mentre in San Matteo, Gesù è di famiglia abbastanza benestante, ricca. Nel Vangelo di San Luca è invece il famoso presepe con i pastori. Nel Vangelo di San Marco non si specificano i primi anni di vita di Gesù. Nel Vangelo di San Giovanni addirittura si parla solo della parte spirituale, dell'incarnazione spirituale del Cristo. Ora, cosa succede? Nel momento della crocifissione finale e della resurrezione, la mattina Maria Maddalena, dice il Vangelo di San Giovanni, perché sapete che fino all'alba non potevano andare a trovare il sepolcro. Allora, appena al primo chiarore dell'alba, Maria Maddalena fa una corsa e va fino al sepolcro, si porta dietro delle bende, delle cose, ma trova il sepolcro scoperchiato. E la famosa storia dei due angeli vestiti di bianco, eccetera. A quel punto torna indietro, impaurita, chiama San Pietro e vanno di nuovo tutti e due insieme e che si rendono conto che il corpo, il cadavere, presunto cadavere, non c'era più. San Pietro torna indietro. Attenti, è proprio una scena da psicologia criminale. Maria Maddalena resta lì. Non lo dico io, lo dice il Vangelo di San Giovanni, ma va studiata bene la cosa, proprio da Tenente Colombo. Resta lì a piangere, disperata perché era sparito il corpo di Cristo, e mentre piange, gli angeli gli dicono: non ti preoccupare, e svaniscono. Lei continua a piangere con la testa in giù. A un certo punto vede gli stivali del giardiniere. E allora dice: tu giardiniere, ma non alza la testa, sta ancora giù così. Dice: dimmi che fine ha fatto, l'avete levato, l'avete rubato il cadavere? E il giardiniere gli dice: Min, che in aramaico sarebbe, come dire, in italiano ciccina, amore, cara, insomma, un qualcosa di molto affettivo, un diminutivo. E Maddalena alza la testa e vede la figura di Cristo e fa per abbracciarlo. E lui gli dice in latino il famoso noli me tangere, no? Non mi toccare perché io adesso sono solo in versione spirituale, oggi diremmo ologrammatica. E però gli dice una cosa molto importante, gli dice: guarda che sarai tu e la tua discendenza a creare e portare avanti la mia ecclesia. Che vuol dire? Vuol dire che chiaramente il primo papa doveva essere la Maddalena, doveva essere una donna e in particolar modo la Maddalena. La Chiesa invece ha cambiato, perché con quella storia di San Pietro, no? Perché, però chiaramente sono cose difficili, perché bisogna anche sapere le lingue, eccetera, che Biglino lo sa benissimo. Pietro in aramaico si dice che ho fa.
Quindi Gesù fa un gioco di parole quando facevano dei giochi che lui diceva ditemi chi sono io, eccetera. E a un certo punto San Pietro sbaglia la risposta, invece San Tommaso la indovina. Taumà in aramaico vuol dire gemello. Allora Gesù gli dice: sì, tu sei veramente il mio gemello. Poi rivolto a Pietro gli dice: tu Pietro, ve lo dico in romanaccio, apie, sei proprio de coccio, sei proprio una pietra. Cioè, lui fa un gioco di parole con l'aramaico dove dice che fa e che fa. Cioè vuol dire Pietro, sei proprio una pietra, sei proprio duro, perché aveva dato una risposta errata. Invece la Chiesa ha tradotto Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra edificherai la mia Chiesa. Boh, non so da dove hanno tirato fuori questa traduzione. E, comunque, insomma, ecco, sicuramente ci sarà, secondo me, ci saranno a breve dei grossi cambiamenti nel mondo. Tra cui anche questo citato da Nostradamus, maledetto dai Templari, è citato anche, per di più è citato anche senza data da Dante Alighieri nella Divina Mauro, Commedia. diventa intrigantissimo, diventa molto suggestiva questa parte. Nel frattempo aumentano anche le domande del nostro pubblico, ma la bellezza poi, ed è questo lo scenario, lo spaccato nel quale ci inseriamo e si inserisce il significato della nostra trasmissione, cioè andare a vedere anche una circolarità, una specie di tutto tondo delle notizie e delle forme delle espressioni culturali che dai diversi profili e dai diversi orizzonti però sembrano tutti dire e sembrano tutte andare poi nella unica e medesima direzione. Anche questa cosa che apprendiamo questa sera sembra ancora una volta intonarsi al coro sia della dottrina consueta sulle profezie di Malachia e sia anche su quelle di Nostradamus. Nel frattempo mi segnala la regia un'interessante domanda. Gianpaolo Nanni, buonasera Gianpaolo. I Sì. Templari potevano essere la prima forma mafiosa della storia, organi a servizio del governo militarmente preparati per poi essere accusati di essere criminali. La loro storia mi ricorda la mafia. Grazie Gianpaolo, suggestiva il tuo accostamento, speriamo non dissacratorio. Che cosa ci risponde Mauro? Allora, la domanda ha una sua ragione d'essere, però praticamente è il contrario. Cioè, parliamo dei primi Templari, poi gli altri Templari divenne un'associazione, come dice, come si chiama, Giampaolo, sì, giustamente, perché diventarono banchieri, ci furono intrusioni, eccetera. Ma tornando ai nostri nove amici, sicuramente no. Ponetevi la domanda, perché non abbiamo ancora risposto, perché li distrussero? Perché vedete, a me è successo diverse volte studiando dei casi di omicidio. Quando c'è un omicidio e non so, io magari sono Jack lo squartatore e dico a una persona, per favore, io non ci posso andare, vai dietro quell'albero, scava perché ho nascosto la mia pistola e me la porti e lo pago. Questa persona va lì, prende la pistola. Qual è il problema? Che non può finire lì. Perché comunque io non potevo fare altrimenti che usare un'altra persona perché non ci potevo andare io per vari motivi. Ma quella persona adesso che mi ha fatto questo favore sa la verità, sa chi è Jack lo squartatore. E quindi Jack lo squartatore lo deve eliminare. Mi seguite in questa cosa? Quindi poi il problema è che cosa trovarono loro in questo Tempio di Gerusalemme? Perché cosa c'era di così importante da scavare 8 anni? Cosa c'era? Addirittura si può pensare che la prima crociata di Goffredo di Buglione fu fatta, come probabilmente è, non per motivi religiosi, ma per altri motivi molto più importanti. E attenzione, non sono motivi economici, perché i soldi non contano nulla, non è una faccenda di soldi. C'è un qualche cosa che aveva molto più valore dei soldi. Si dice, ma non ci sono vere e proprie fonti storiche, ma secondo me sono plausibili, che il popolo ebraico, sapete che il Tempio di Salomone è stato costruito e distrutto diverse volte. Negli anni il popolo ebraico ovviamente non ha lasciato le cose più importanti alla luce del sole, ma l'ha nascoste sottoterra.
neanche a farla apposta proprio nel luogo più infimo, cioè nelle stalle dei cavalli. Questa è una versione alternativa che io non posso provare, però avrebbe un senso, no? Come noi, come mia nonna nascondeva i soldi nel gabinetto, sotto la tazza del gabinetto, così diceva, i ladri non ci vanno a pensare. Ma praticamente, cosa c'era? Pensate per esempio a una cosa, una mappa del mondo. Quanto poteva, oggi quanto vale una mappa del mondo? Niente, la scannerizzi, la fai col computer, non costa nulla, vai dal tabaccaio, dice me la fa, costa 20 centesimi. Al tempo aveva un valore inestimabile. Perché ai tempi si pensava che il mondo finisse allo stretto di Gibilterra, o comunque non si sapeva cosa c'era oltre. Si dice, non so se conoscete la cartina di Piri Reis, che è praticamente una cartina che fa vedere l'Africa con il Brasile, l'odierno Brasile, l'America del Sud. Con l'Antartide. Praticamente, sì, praticamente in questa cartina si vedeva cosa c'era oltre lo stretto di Gibilterra. Non sarà poi che le famose caravelle di Colombo con la croce templare, anche se i templari teoricamente non esistevano più, va a fare il famoso viaggio alla scoperta del nuovo mondo e lo trova e lo conquista, eccetera, eccetera. Potrebbe benissimo essere. Secondo, come è nato l'uomo? Lì c'era scritto. Come è stato fatto questo essere, questo animale che però è un essere divino, eccetera? Cosa c'è oltre il nostro mondo? Lì probabilmente c'era scritto. C'era, insomma, tutti quei segreti che noi con queste trasmissioni cerchiamo piano piano di capire. Ora, probabilmente, è anche questa una mia idea, ma penso plausibile. I templari, come l'esempio di prima di quello che va a prendere la pistola Jack, hanno ricattato queste persone dicendogli praticamente: noi stiamo zitti. Oggi diremmo ci siamo fatti delle fotocopie di quei volumi che vi abbiamo portato e siamo stati pagati. Però avremmo bisogno, no? Come fa veramente qualche persona non del tutto corretta. Dice, ci servirebbero altri, che ne so, un tot di oro, e quelli gliel'hanno dato, poi di nuovo, finché alla fine probabilmente questa faccenda era insostenibile, bisognava farli fuori. E potrebbe anche essere questa un qualcosa di plausibile, ma si parla sempre, non si da, capite che se veniva fuori che il Cristo aveva detto effettivamente una frase così, e quindi quella frase che ho detto prima effettivamente è stata modificata, cambia tutta la storia. Perché praticamente i papi della religione cristiana non solo dovevano essere tutte donne, ma dovevano essere tutte donne della tribù della Maddalena. Mentre invece sono stati poi tutti uomini e tutti maschi. Anche lì poi c'è una storia. Perché c'erano i famosi Merovingi nei primi secoli. Merovingi dall'antico francese vuol dire i vendicatori di Maria, Maria chi? Maria Maddalena. E questi vendicatori di Maria ebbero un certo successo politico, strategico, eccetera. Ma poi, non so se insomma andate a vedere la storia di Pipino il Breve, eccetera, praticamente vediamo nell'Ottocento Carlo Magno, Capetingio, incoronato dal Papa. Quindi, in poche parole, fecero fuori i Merovingi e instaurarono un'altra famiglia, diciamo così, e quindi ci fu, secondo il libro che vi ho fatto vedere prima, quello del Santo Graal, e ci sono degli studi abbastanza seri che fanno capire proprio che c'è stato questo cambio che non andava fatto, ma questo cambio non poteva essere dimostrato a meno che i templari non avessero trovato tutto questo dei documenti là sotto. Poi sicuramente avranno trovato oro, avranno trovato tante cose, ma capite come oggi la gente pensa che l'oro sia il potere, ma il potere non è il soldo, non è l'oro. Il potere è il potere sulla terra, è un qualche cosa è una perversione, lo chiamo io, è una perversione al di là del denaro. E quindi non pensate sempre che ci sia un motivo economico. Ci sono dei motivi molto, molto più,
come dire, molto più forti, molto più potenti, ma anche molto più difficili da comprendere per l'uomo della strada. C'è Grazie qualche altra Mauro, domanda? veramente, veramente no, è stata interessantissima la ricostruzione che tu hai Quanto fatto, siamo entrati, siamo in, no, non era una abbiamo domanda. ancora? No, siamo veramente alla fine perché siamo in conclusione e io proprio su questo volevo dare la parola ad Edoardo. Edoardo, cominciamo a tirare le fila di questa nostra ora insieme perché a un certo punto poi il discorso è diventato veramente intricato, ma veramente suggestivo ed affascinante. No, sicuramente gli argomenti da dire su questo argomento sono tantissimi. Proprio con lui abbiamo fatto una chiacchierata perché lui ha delle cose da raccontare su alcuni ritrovamenti di templari Sì, in Toscana. Poi, casomai, sarà proprio questa te ne parlerà, l'occasione in certo. una seconda fase dove faremo una puntata dedicata esclusivamente a questo. Io ti Va bene. ringrazio della partecipazione e Salvatore ti lascio a te le conclusioni. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie, grazie Edoardo. Io volevo Po posso ringraziare il solo nostro dire una amico. cosa, scusate, posso dire un'ultimissima cosa al volo, che è molto Certo, Mauro, vai. importante, velocissimo, anche il ruolo di Dante e di Leonardo nel post-templarismo. Cioè in quello che successe dopo, perché i templari sono estinti solo teoricamente, ma esistono in varie frange, vere e fake, ma esistono. Poi se ne parlerà. No, infatti, Mauro, con questa domanda, una personale domanda, poi ci abbiamo davvero alla conclusione, cioè oggi nella nostra e nelle società moderne c'è un residuale degli antichi templari o esistono i templari però in veste mutata? Tutte e due, chiaramente come le vecchie ideologie del passato, no? Come possono essere, che ne so, il comunismo. Se uno mi chiedesse, esiste ancora il comunismo? Sì, come parola esiste, però chiaramente è molto modificato. Però esiste una piccola cerchia di persone che ancora si rifanno a quell'ideologia, come può essere il fascismo, come può essere qualunque altra ideologia. Quindi esistono ancora i templari, ma sono occulti. Quelli che si vedono così in genere di solito non sono i reali templari. Ed è molto importante tutto questo, poi magari ne parliamo nella seconda volta se parleremo di questa cosa che è stata ritrovata in Toscana. Perché considerate che i templari, oltre a questo, nella quinta crociata andarono anche in Egitto e presero anche delle cose che trovarono in una moschea. In una di queste moschee c'era un apparato moderno e questo apparato moderno sembrerebbe essere un macchinario dello spazio-tempo, una sorta di cronovisore. E da lì si entra in un'altra storia, ne parleremo un'altra volta. Grazie per avermi fatto dire queste due cose. Allora, Mauro, ringrazio io veramente te, lo faccio a nome della nostra redazione di TV City, ma dell'intera nostra comunità di amici di Oltre la Storia, che ormai da 3 anni veramente ci seguono con affezione, con costanza e puntualità. Ringrazio Edoardo per l'invito che ti ha fatto e ovviamente cogliamo la palla al balzo perché del tuo stesso invito e suggerimento, perché ce n'è bisogno e te l'avremmo detto a fine puntata, di rincontrarci nuovamente in trasmissione, quindi ti accorderai con Con Edoardo sulle piacere. future disponibilità per continuare su questi argomenti. Io volevo fare soltanto una considerazione molto semplice, molto bella, la voglio condividere con Dimmi. i nostri amici di Oltre la Storia. La bellezza è proprio questa, cioè guardate, tu lo dicevi prima, sarà una casualità che proprio oggi 23 marzo, che molto probabilmente è una delle date simbolo del ragionamento che tu hai sviluppato con noi, ma sarà una casualità anche l'incontro con
te, però vedete, amici, come la storia che raccontiamo, inoltre la storia, si va poi a cucire e a tessere con dei pezzetti che si incastrano meravigliosamente bene. Hai accennato alla quinta crociata con l'Egitto, intersecando un segmento che di noi, oltre la storia, ed Edoardo me ne darà testimonianza, nell'ultimo tempo, nell'ultimo periodo, è uno dei filoni di massima riflessione e massima discussione. Proprio su questo io prego la regia di mandarmi in onda il link di Corrado Malanga, vedete il link in descrizione. Voglio ricordare ai nostri amici che il prossimo 24 giugno, in via esclusiva e per la prima volta, Corrado Malanga sarà a Torre del Greco in un momento di riflessione che abbiamo organizzato noi di TV City. Per prenotare i biglietti, che sono comunque prenotabili, potete rivolgervi o al QR code direttamente che vedete in sovrimpressione, oppure col link in descrizione che vi introdurrà direttamente sulla piattaforma per prenotare i biglietti. Mi raccomando, ce ne sono ancora, veniamo numerosi, perché continueremo questo ragionamento sulle piramidi. Io ringrazio Edoardo Orma di essere stato con noi, ringrazio Mauro Laporta, arrivederci nei prossimi mesi, ringrazio tutti i nostri amici telespettatori, appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo intrigante, avvincente appuntamento. Buonasera a tutti. Grazie, ragazzi, a voi, ciao a tutti. E arrivederci da Salvatore Perini.